amici e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione da Supreme Starscream. E Asylum. E questa volta faremo una cosa un po' particolare, dato che ho deciso di fare la recensione di questo pack. Faremo Ti hanno tirato il pack. esatto, faremo questa recensione divisa in due parti. Prima parlerò di uno dei due e la prossima volta si parlerà dell'altro, E dei ovviamente. tre ominidi lì davanti? Ne parliamo subito. Questo pack rappresenta appunto il primo incontro che i due antagonisti storici fanno nella serie. Infatti si vede anche dietro alla confezione il canyon dove si rincontrano per la prima volta sulla Terra. E come bonus nella confezione ci sono anche tre statuette degli umani della serie, Miko, Raphael e Jack. Le statuette non sono posabili, a parte la testa che si può girare su tutti e tre, però sono scolpite, direi, abbastanza bene. Rispecchiano molto bene quello che si vede nella Ho creato serie un animata. effetto inutile. Ok. Ti piace l'effetto inutile? Ottimo. Detto Ottimo. questo, li possiamo togliere subito di mezzo, perché Cioè, loro non si trasformano. ma volevano la patata e tu hai fatto vedere lo sfigatello, però, eh. Certo. Oltre a questo, nella confezione è presente anche il DVD di Master and Students, cioè la sesta puntata della serie. Ma questo lo togliamo. Da 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 da, eh? Certo. Questo è il retro. Ah no, ho fatto la musichetta perché si è girato. Manco volessi fare apposta. Pensavo che lo toglievi. Spero non ci siano troppi riflessi. E Giro così. io Giro così. rifletto. No, ma è perché abbiamo le luci proprio a favore di Ok. plasticaccia, quindi. Comunque qui c'è una breve sinossi di quello che succede In nell'episodio. inglese. In Tutto in inglese? inglese. Sì, Non in esiste in inglese. italiano? Episodio. Il DVD singolo? No, è uscito il DVD con i primi episodi della serie, ma questa è un'altra storia. Farei anche una carrellata sulla confezione, togliendo per Oddio, un attimo e mettendomi i due. gravemente in difficoltà, tra l'altro. Vediamo cosa riesco, perché mettendola davanti praticamente mi hai mangiato tutto lo spazio. Paraflesciato. Sì, a parte quello che. Davanti abbiamo le due artwork dei personaggi in modalità robotica, ovviamente. Abbiamo anche una luce che si muove in modalità robotica. Sul lato, Megatron, scusa. Sul lato abbiamo la pubblicità di altri No. tre non. Aspetta che facciamo un qualcosa di volante storto, Ok. manubrio, cose varie. Ah, cade. Faccio schifo. Ma ho un centimetro cubico di spazio se movibile. Ok, comunque La è quello. pubblicità di altri tre modelli della linea First Edition, da questa parte una breve descrizione e dietro le immagini promozionali. Ok, anche queste aspettate che provo a togliere. Olè. Sempre più difficile. Ok, ci sono. E fa vedere tutto quello che è incluso nella Penso che la confezione. levitazione sia uno dei miei nuovi poteri ormai. Ok. Rimetto le luci così non potete più vedere nulla. Bene. Ultima cosa, sopra la confezione, oltre al logo della linea e ai due loghi di fazione, c'è anche la scritta First Edition Che si vede? sulla plastica trasparente. Si vede? Si vede, si vede. Ottimo. Mentre faccio la posizione tipo Gesù Mentre che. sotto c'è la. Pistola! Ma Esatto. cos'è? Una pistola. Bella. Purtroppo ho segato un po' il campo laterale perché quando ho tentato di inquadrare tutto, Pazienza. tanto sanno che sono un abile, inutile regista. Quindi Bene, inutile dopo aver che. presentato il pacco nella sua interezza, direi di passare alla recensione del primo dei due modelli, in questo caso Megatron. Eccoci qua di fronte a Megatron First Edition. Beh, c'è da dire che comunque la scultura è molto buona, rispecchia molto molto bene quello che si vede nella serie animata, a parte, lo faccio vedere subito, lo zaino, che la schiena del cartone animato non è propriamente così, però comunque non è neanche troppo pronunciato come Che è zaino. il pack che fa parte del pack. Esatto. Perfetto.
tolgo la posa. La colorazione è molto buona. Abbiamo un bel po' di, faccio la battuta, sfumatore di grigio. 50 direi. Non così tante, però comunque parecchie. No, come il libro. Vabbè, chi coglie coglie. Perché continui a spostarmelo fuori dall'inquadratura? Perché mi stai facendo un gesto. Non è il gesto. No, è okay. il gesto, la luce, non vedo nulla. Però è uguale, non ti preoccupare. Okay. Abbiamo cambiato le luci, una. Cioè una lampadina, non una luce. E sto rimanendo cecciato dalla luce. Scusate l'inconveniente, c'è stato un misunderstanding. E comunque, dicevo, la colorazione è molto buona. Forse l'unica pecca della colorazione è questa parte della gamba, che è chiaramente di colore diverso. Anche perché questa è una cerniera, mentre questa parte... è un bottone. Sì, io so. Sì. Mi odierà qualcuno per questa recensione. Credo. Io in primis. Grazie. La smetto allora. Per il resto abbiamo una buona dose, anche se non abbastanza, di questo grigio metallizzato, molto molto bello. Fa decisamente un bel effetto, lo troviamo sul petto, sull'addome e su parte delle braccia. Molto bello. Il resto del grigio chiaro è un grigio plastica, ma comunque molto accettabile. Il grigio scuro invece è un'altra tonalità ancora. Oltre a questo ovviamente c'è anche il viola. Alcune parti viola sono proprio di plastica, tipo queste parti delle braccia. Mentre altre parti sono colorate, come parte della coscia qui, il fianco della gamba o questa parte del petto. Comunque un abbinamento di colori molto buono, anche se non rispecchia proprio con fedeltà assoluta la controparte animata. C'è da dire che questo modello, seppur deluxe, quindi abbastanza contenuto, ha un'arma che è molto proporzionata. Strano. Esatto, molto strano. E a proposito del modello, direi di passare subito alla misurazione, che è 15 cm. Un po' meno. Siamo sui 14 e mezzo. 14 e mezzo. Sì. Bene. Posabilità. I piedi sono più o meno fissi, anche se grazie alla trasformazione possono inclinarsi in avanti e indietro, ma ai fini della posabilità non serve molto. Ci manca un ball joint. Il ginocchio si piega di 90 gradi. La gamba può ruotare all'altezza del ginocchio, di 360, volendo. Sulle anche ci sono i sempre apprezzatissimi ball joint. Per cui non mi ero mai reso conto che tutti questi Transformer avessero la gamba di 360 gradi roteabile al ginocchio, praticamente. Ma pensavo fossero molti o molto meno. Sì, no, ma io da ignorante capra, ogni tanto quando me li fai vedere, non mi sono mai accorto che nella posabilità hanno questa possibilità. Solo che continuo a vederlo praticamente in tutte le recensioni, comincio a pensare che sì, diciamo che sia uno standard quasi. Quasi lo standard, sì, sì, sì. Perdonate l'ignoranza. Le spalle sono anche loro su ball joint, per cui massima posabilità in tutte le direzioni e allargamento. Sì, sì, il braccio può ruotare di 360 gradi all'altezza del gomito, sul gomito può inclinarsi di 90 gradi e il polso può ruotare, potrebbe ruotare di 360, ma è ostacolato limitato dalla corazza. Esatto, chiamiamolo corazza, non so come chiamarlo, se no. La testa è su ball joint, ma è limitato appunto da queste parti del petto, dall'elmo spartano, e può annuire, può guardare a destra o a sinistra, ma comunque con una certa limitazione. Si fagli un po' di modding, gli metti la cresta sopra, sembra Leonida dopo. Già è brutto di su, non è brutto, è un tipo. Ok. Va bene, farei il light piping. Si spengono le luci. Si accendono le voci. Quanto è buio. Madonna che cieco che sono diventato. Hai fatto su di me il light piping. Sorry. Niente.
Comunque è molto molto buono. Proviamo l'altra luce, quella rossa. La luce rossa. Che ormai... Se... Ecco, anche sto giro mi hai preso in pieno, grazie. Sei indirizzata buono. Sei indirizzata buona. Okay. Sì, buona, l'hai preso bene qualche volta, dai. Sei indirizzata bene, dicevo, l'effetto è molto... Sì, ecco, ti sei ripreso alla grande sul finale, adesso stai... Ok, basta. Basta così. Ci hai dato. All delirium tremens. O rigor mortis, adesso non ho capito bene tra le due. Però... No, non sono fermo, non sono ancora morto. Quindi posabilità finita. Che altro? Sì, un piccolo difettuccio direi che è questo piccolo buco nelle braccia. Che ma si vede è giustificato attraverso. Dalla trasformazione successiva che vedremo poi dopo nel medesimo istante in cui lo trasformiamo. Sì, sì. Ok. Non è presente nello show, però è giustificato da quello. Ah, giusto. L'arma non è presente nello show. Che nella serie animata. Ah. Non c'è questa parte. Ah, ok. È fatta così, ecco. Mi stai dicendo, potevamo farci uno sportellino intelligente magari per richiuderlo. Anche sì. Però su un deluxe non abbiamo troppe pretese. Va bene così come è fatto, che è molto bello. E io mi fido. Dunque, l'arma può estrarre una... Impugnatura, giusto? Stavo per dire maniglia, ma grazie per avermi anticipato, e la si può impugnare normalmente come una qualsiasi pistola, blaster, arma da fuoco, insomma. Anche se secondo me... È un ottimo averlo... fono. Sì, anche se averlo sul braccio è... Rende molto, sì, di più. Cioè non dà l'effetto fon, diciamo, ecco. Oltre che essere iconico, gli sta anche bene. Molto bene. E stranamente nelle istruzioni questa cosa non è contemplata. Cioè di metterla sul braccio? Esatto. E cosa ci sarebbe sul braccio allora? Niente. E perché c'è quell'aggancio allora? Semplicemente si sono dimenticati di metterlo nelle istruzioni, perché è chiaramente fatto per questo proposito. No, se no infatti non avrebbe neanche senso il braccio con quell'estensione, con quell'escrescenza. Serve per la trasformazione, però. Ecco, l'ho detto la cacchiata, non so. Tu me le fai dire apposta, secondo, così faccio le figuracce, lo sapevo io. Vabbè. E questa è chiusura, basta. Ho deciso. Ok. Passiamo alla trasformazione. Autobots transform. Ok, per la trasformazione cominciamo dal, ovviamente, togliere l'arma e farla rotolare addosso a me. Sarà utile poi dopo? Nel mezzo? Diciamo che è un pezzo in più. È un optional, quindi. Non proprio. Comunque, la schiena si dispiegano i pannelli, questo ruota in alto e ruota tutto verso l'alto. Gira il mondo. Le braccia vanno verso il basso e questa parte va a coprire la testa quasi del tutto. Il petto si apre in due. Si richiudono i pannelli, si chiudono le ditone dei piedi, ma si chiamiamo le ditone, e si portano indietro le gambe. Ma io termini tecnici non li conosco, quindi mi fido. Ok. La parte bassa del bacino scorre in avanti. Ma qual è la parte bassa del bacino? Questa. Ah, ok. E le due parti del petto vanno in avanti a formare il muso del mezzo. Che fatico a chiamare mezzo. Che sarebbe una navetta? Sì. Terrestre, chiaramente, questa. Ovviamente no. Cybertroniana. Sì. Con la solita scusa che ormai ho imparato pure io, faccio la forma che mi pare, tanto è giustificata con... Kikoyo, non è che me l'hai fotografate su Cybertron le navi. Esattevolmente. Perfetto. Fa piacere essere presi in giro così, anche quando faccio io le recensioni, fa piacere. Figurati chi compra le cose si ritrova queste scusanti. Beh, però c'è la scusante che questo tipo di mezzo si era già visto nel film, quindi richiama quello. Wow. Comunque, per le istruzioni... Ah, scusa, mi ero impossessato dell'arma. Questo... può attaccare qua
Per le istruzioni? Sopra. Per le istruzioni il mezzo è finito così. Per le istruzioni. Però chiaramente... No, scusa, mi è partito un pettorale, mi sa. Però chiaramente... Tu? Come si vede nella figura che abbiamo fatto vedere nella scatola... Che hai lanciato, esatto, dall'altra parte della stanza. Mancano le ali che si formano allargando i pannelli delle gambe. Cioè non c'è questa scritto nella trasformazione? Esatto. Perché non gli interessava? No, perché se ne sono dimenticati bellamente. Assieme a dire che l'arma andava sul braccio, tra, esatto, l'altro. Mi piacciono le istruzioni esaustive complete, proprio. Non si capisce perché hanno tralasciato questo particolare. Mi sembra nel Lego che ti facevo vedere la trasformazione numero 1 e poi le altre te le devi trovare a casaccio, no? Sì, anni fa sì, adesso mettono tutte, un po'. Comunque, questa è la modalità veicolare. Vabbè, così almeno siamo a posto. Ecco qua la modalità veicolare, che ha forma un po' strana, però è giustificata dal fatto che è un veicolo alieno, per cui ha la testa che gli spunta. Ci può stare. Tra l'altro spara e si spara in testa da solo. Sì, in effetti. Sì, si spara sulla nuca. Ottimo, si tira i coppini da solo praticamente. Beh, non lo facciamo un po' tutto. Andiamo avanti, va? Ok. Comunque, la modalità veicolare è... bella. Mancava che era tanto. Dunque, che non lo dicevo. A me non piace per niente questo tipo di veicolo. Però devo ammettere che è fatto abbastanza bene. Secondo me è tolta la scusante che sia bertroniano. Tolto la testa, che non mi piace lì che si veda. Sì. E quella... punta che non è una punta, perché lo stai spostando a casa? No, non è Arkanoid. No, faccio Galaga. O Space Invaders. Space Invaders, perché ho detto Arkanoid? Vabbè, e... no, Arkanoid è giusto, però. Arkanoid è giusto. Arkanoid è quello della pallina. E allora perché ho detto Arkanoid? Non lo so. Perché mi sono drogato. Non fa niente. Vabbè. Dicevi che questo veicolo... Tolti quei due difetti di testa e punta, sì, non è malaccio. No, no, fatto bene, però ripeto, a me non piace granché, forse perché mi ricorda troppo quello del primo film che ho odiato profondamente. E va bene. Vediamo le sue caratteristiche, a comunque, parte la colorazione è buona, comunque le tonalità di grigio che c'erano prima ovviamente sono vengono rimaste, conservate, sparpagliate in modo diverso chiaramente. Però devo dire che le parti metallizzate comunque spiccano, sono sempre più in vista e sono belle a vedersi. Infatti sono poche. Purtroppo sono poche. Il viola è di una buona tonalità. Mi piace questo viola abbastanza brillante. E... basta. E i colori basta, sono finiti, sono due, grigio e viola. Sì. Come hai giustamente fatto notare tu, c'è parte della testa che spunta dal mezzo e purtroppo ce la teniamo così. Ridicolo. Non si può fare altro. Però almeno è un pochettino più nascosta di altri mezzi, pochi in realtà, però... Grande giustificazione. Alcuni sono messi peggio. Altre parti del corpo a vista nel camouflage? Beh, guardandolo dal lato vediamo qua le cosce. Guardandolo da dietro si vedono parte delle braccia, ma sono più o meno camuffate da reattori, se vogliamo. Però già guardandolo da dietro dal lato si vede che le ali sono un po' troncate. Chiaramente sono metà gamba, però... Nel senso che non sono piene, in esatto, quel senso. Sì, sì. L'effetto non è malissimo. Visto da sotto è una cozzaglia di cose. Però diciamo che si vede che... più o meno tutto, però... Sì, beh, ma non è proprio così lampante, dai. È un po' minimo come fa le gambe, vedi tanto. Le braccia sai che sono lì, ma non è che le vedi benissimo, sì, da dire. La testa non la vedi da sotto. Bene. E questo è un punto a favore.
che altro dire? Direi di passare alle conclusioni. Perfetto. Ok, tiriamo le somme. Che dire di questo Megatron? Il robot è fantastico, molto bello. Direi, oserei dire che per questa serie è il più bello Megatron. Il più meglio. Il più bello Megatron. Non so se io faccio apposta e faccio schifo, tu che non fai apposta faccio più schifo io. Ok. La modalità veicolare è... Come mi hai fatto notare tu. Che è... Scusa, ti interrompo, sì, un secondo. Cioè il lato B, quello dove ci sono le viti che si vedono tutte, e il lato A... Dove, ah beh, quello è normale. Insomma, su parti chiuse a guscio è normale che da una parte si vedano le viti. Non vai spesso all'IKEA, vero? Vabbè, no, comunque. Non ci sono mai andato all'IKEA. Si vede. Comunque, sui Transformer è normale vedere delle viti ogni tanto. Dicevo, la modalità veicolare a me non piace, però devo ammettere che è fatta bene. I colori sono belli, la posabilità è alta e il prezzo di questo pack, perché ricordiamo che è parte di una, sì, di un pacchetto di due, è discretamente basso. Ancora adesso si trova a prezzi accettabili, ai prezzi poco più di un Voyager. Per cui al prezzo di un Voyager potete portarvi a casa due modellini Deluxe, le statuette degli umani che vabbè, e un, che vabbè, e un Woody. Direi che conviene. Mi pare di averlo visto su Amazon di recente, ma non vorrei dire cavolate. A quanto? Io i Voyager sei? Mi sembra 35-40 euro. Ah, però! Per avere comunque un... Almeno, adesso siamo a Megatron, quindi dico, un Megatron così e il pacchetto full, mi, sì, sembra un ottimo, soprattutto, prezzo. Soprattutto considerato che è un first edition, è davvero un buon prezzo. Anche perché alcuni modelli si trovano a questo prezzo singoli. Ecco, è, se non molto di più. Quindi è appena uscito comunque questo? O... No, è in giro da un po'. Ah, ok. Pensavo, fa parte di tutta alta... quella linea di First Edition che, come già spiegavo prima, è uscita appena uscita la linea Prime. Tipo, sì, quelli che abbiamo già, esatto, recensito, esatto, la volta prima, precedente. Le volte prima. E che dire, secondo me, se vi piace questa linea, cioè lo stile Prime, secondo me... potreste benissimo comprare questo pacchettone. Tanto poi lo ripetiamo nella prossima recensione, perché sennò non mi sento, certo, abbastanza esaustivo. Certo. Ho detto due volte esaustivo. Esaustivo? Porca miseria. Se ti piace puoi dire esaustivo. È inutile. Wow. Bene, detto questo, come al solito, arriva un messaggio. Anzi due. Va bene, iscrivetevi, commentate, visitateci su autorobot.it. Lasciate un messaggio, un commento, mi piace, non mi piace. Iscrivetevi soprattutto, iscrivetevi, che ne abbiamo bisogno. E salutate il papà di Asylum, che è da poco diventato vecchio. Ma vecchissimo già di qua. Vabbè, comunque, auguri babbo! Alla prossima ragazzi. Ciao ragazzi.